stata una partita altamente condizionata da quello che era il campo, dove una squadra, l'Avellino, alla quale faccio i sinceri complimenti perché ha giocato veramente da grande squadra, ha saputo interpretare benissimo sotto l'aspetto dell'aggressività, ma anche sotto l'aspetto tecnico. Quindi oggi abbiamo veramente ottenuto un risultato al cospetto di una squadra che non pensavo veramente avesse tutte queste qualità, e l'abbiamo ottenuta al 91esimo, ma sapete benissimo che significa poco nel calcio, le partite finiscono veramente agli ultimi secondi, anche nella giornata odierna tante partite sono cambiate negli ultimi minuti, però la reazione e la voglia comunque di non soccombere, e non era facile, ci ha portato ad un pareggio che tutto sommato credo che abbiamo anche meritato. Senta mister, 6 sconfitte alle spalle, sotto di un gol, 90esimo scaduto, cosa ha pensato in quel momento? No, mi dispiaceva per i ragazzi perché con tantissimi errori e tantissime interpretazioni magari errate, avevano dato tutto, quello non sicuro, l'ultima cosa che potevo dirgli è che non avevano dato l'anima. È chiaro che in questa categoria, in questi campi e con l'onere di essere un giocatore del Pescara e anche l'onore, aggiungo io, bisogna fare di più. Non è facile, vieni da tanti risultati negativi e reagire è quello che volevo. Insomma, quindi la squadra adesso ci sarà un'altra settimana per poter lavorare, però credo che si sia visto nel bene o nel male le cose che volevo vedere. Ecco, la squadra è apparsa molto concentrata nella fase difensiva, sotto l'aspetto offensivo forse non si poteva pretendere di più. Beh, concentrata, anche se poi abbiamo subito un gol, ovviamente dove c'è un errore, ma anzi sono un paio di errori e anche altre situazioni, però io oggi metto veramente in risalto le qualità invece degli attaccanti dell'Avellino e dei centrocampisti. Cioè non è una squadra che butta la palla in avanti, ma nel momento in cui la mette in avanti ha giocatori tecnici che la sanno addomesticare, la sanno mettere negli spazi, e quindi non era facile per i difensori. Poi considerate, Ragusa ha fatto il quinto, non è proprio un quinto, Salviato rigiocava dopo un po' di tempo. Bene Sforzini. Nando ha dato, è quello che voglio io di un attaccante, cioè sapersi proporre in attacco però anche aiutare la squadra, l'ha fatto. E Caprari poi si è inserito nella maniera giusta, insomma, al di là del gol, anche la palla che aveva messo qualche minuto prima dimostra che dietro ci sono, non dietro, al pari di questi, di quelli che ha giocato oggi, ci sono veramente dei giocatori giovani interessantissimi. Dal punto di vista psicologico quanto vale questo punto? Molto, molto di più di quello che si può pensare, perché ci fa, ci ridà coraggio, ci ridà consapevolezza di quello che sarà il nostro campionato. E poi ottenuto così ti fa capire, ripeto, se i ragazzi sono intelligenti, che per ottenere anche il minimo risultato devi veramente dare tutto in campo, quello che vogliono i tifosi e quello che giustamente vogliono i tifosi, vuole la società, e questo è quello che ho promesso e alla società e ai tifosi, e questo è quello che vedranno dal primo giorno all'ultimo in cui starò a Pescara. Insomma. Quindi soddisfatto insomma da questa prestazione del partenza? Insomma, voglio dire, è chiaro che diciamo che in percentuale ha giocato al 40% di come vorrei che giocasse io, però è anche vero che giocavamo in un campo impossibile contro un grande avversario, quindi tenendo in considerazione queste due cose, dico solo, concludo, la giocata di Brugman sul gol dimostra che è una giocata da campo asciutto, e quindi è chiaro che in certe situazioni molto probabilmente riusciremmo, uso il condizionale, ad esprimere meglio, di più rispetto a quello che abbiamo espresso oggi.